Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel quarto episodio di Planet Zoo. Siamo qui sempre su Ugalandia, il nostro piccolo zoo. Andiamo subito a vedere le nostre iene che moriranno di freddo. Mi sa... Invece no, va perfettamente. Ah, un gioco in giro così, perfetto. Allora, nello scorso episodio abbiamo fatto il recinto degli struzzi. E l'area picnic, area picnic che io ho ampliato con qualche cassa della musica, mettendo la playlist di Planet Zoo, giusto per dare un po' di vivacità. Mentre negli struzzi abbiamo un solo maschio, per ora adulto, perché quando ci sono più maschi adulti iniziano a litigare fra loro, perché c'è una disparità fra i sessi, ci sono troppe femmine e pochi maschi. E deve essercene massimo uno. Sono nati dei piccoli struzzi, molto molto carini e molto molto attrattivi. Qui abbiamo questo piccolo maschietto che è oro e ha una genetica migliore dei suoi genitori, soprattutto come longevità perché erano tutti molto bassi, però molto fertili e abbastanza resistenti alle malattie. Ora, intanto che il tempo va avanti, noi andiamo a vedere le iene macchiate che lotteranno per lo status di alfa, ma non c'è problema. Ho dovuto, come potete vedere, vendere la cucciola perché è diventata grande, dava fastidio ai genitori, non la vedevano più come la figlia, diciamo, ma come... Andiamo avanti il tempo così vediamo il parto dall'orso, ma la vedevano come un altro orso adulto, quindi iniziavano a lottare fra loro, allora sono stato costretto a venderla e abbiamo preso abbastanza punti crediti salvaguardia, infatti siamo a 1400, giusto giusto per prendere qualcosina. Ora dovrebbe partorire la nostra orsa, non so di preciso quando e nemmeno come, visto che di solito spona un po' così lì vicino a qualche parte, speriamo non in acqua, altrimenti non, ecco, altrimenti non lo vedremo. E neanche farlo apposta è entrata in acqua. Ora, siamo già a novembre, quindi il parto è in ritardo. Ok, è nata un'altra femmina di qualità oro. Questo è perfetto. Ora la lasceremo crescere, deve arrivare, mi sembra, intorno ai 3-4 anni. Per poter essere venduta e vedremo la qualità della madre e se troveremo un altro maschio migliore di questo qua, che almeno li ricambiamo dentro. Azzeriamo la criminalità per 3 mesi e prendiamo 2500 dollari, perfetto. Dobbiamo liberare uno struzzo in natura, ma per ora non possiamo. Adotta e colloca due esemplari, ora proveremo a fare questo. Andiamo subito a vendere. Scambio animali, deposito, questo andiamo subito a venderlo. Come vedete la longevità era molto bassa rispetto al maschio che abbiamo ora e lo vendiamo per 73 dollari, cosa che comprerei subito nella vita reale, però purtroppo non è proprio così. Iniziamo subito a fargli delle recensioni. Allora, il bisonte americano richiede una recensione di livello 3 e la farei quasi quasi ancora in legno, anche se non è così bello, non mi fa proprio impazzire il legno. Però forse non mi dispiacerebbe iniziarla subito qui, lateralmente a questa. Dopo più avanti sposteremo tutti gli animali, ovviamente, per suddividerli nei propri habitat. Se noi mettiamo gli angoli fissi, no, angoli fissi 90 gradi, dai, non mi aiuti per niente. Wow, sei sempre simpatico il gioco.
Ecco ragazzi, ho fatto un semplicissimo recinto di legno rettangolare, fortunatamente è il primo che faccio dritto. I bisonti americani sono molto belli da vedere, passiamo magari a quello dietro che si vede meglio, piuttosto che questo che bruca. Ok, e ce n'è uno che ho penetrato malissimo, come potete vedere questo c'ha tipo 8 gambe e sono veramente bellissimi, però sono noiosi, noiosi perché sono tipo delle mucche, vivono nelle loro praterie, difatti l'ambiente non richiede piante né copertura, non richiede rifugio al coperto, il terreno deve essere o tutta erba corta o tutta erba lunga, può essere anche una bella parte di neve, non richiede pietra, sabbia, magari un po' di terra, ma sinceramente glielo lascerei totalmente un po' spoglio, magari aggiungiamo proprio un po' di terra pesante qui in quest'angolo. Semplicemente per dare un po' di effetto, ma neanche troppa. Magari gli mettiamo anche qualche letto, chiamiamolo così per loro. Andiamo subito in habitat. Abbiamo già selezionato il bisonte americano e mettiamo una bellissima mangiatoia grande e un abbeveratoio grande. Poi mettiamo una stufetta qui, in caso nevichi, perché almeno saremo già a posto, possono avere penso intorno all'85% massimo di neve, così saremo già tranquilli. Mettiamo qualche profumo di erba, gli inseriamo il blocco di ghiaccio, che non ho ancora capito che senso abbia questo gioco, sinceramente. E un palo per grattarsi, semplicissimo, magari qua dietro. Possiamo mettergli un bel rifugio che non penso useranno, ma per comodità glielo mettiamo. Gli spostiamo questo. Ah no, questa è la stufetta, giusto? Pensavo fosse il profumo di erba. Quindi glielo lasciamo, gli mettiamo qualche habitat, qualche giaciglio. Ora ricerchiamo la nostra stufetta. Dove sarà? L'abbiamo sepolta, non si può vedere. Logica un po' particolare questa. Ok, stufetta messa a quanti gradi? A 21, 20, va benissimo. Così non ci costa neanche tantissimo. Ora cambiamo subito questa parte di recinzione in legno. Allora, selezioniamola tutta. Questa selezione è un po' difettosa, credo. Mettiamo il vetro a specchio. Anzi, direi quasi di mettere semplicemente il vetro a specchio, che ci costa parecchio, ma ha un grado di resistenza 2 e non andrebbe bene per i bisonti perché richiedono un grado di resistenza 3. Però non penso che abbiano tanti problemi. Ora iniziamo subito la ricerca, che sono 7. Andiamo a vedere, la ricerca meccanica è conclusa. Inseriamo il negozio di bibite. I temi li sbloccheremo più avanti, anche le attrazioni di trasporto. Questo è un tema, questo è un tema. Dovremmo fare anche le strutture dello staff e i rifugi e spazi d'arrampicata, però per ora voglio fare una sola cosa alla volta. Direi che per questo episodio è tutto, io provvederò a completare l'habitat dei bisonti, magari se me lo permettono, adesso vediamo subito, sì, posso aggiungere magari qualche cespuglio di grosse dimensioni qua dietro, dopo vedrò cosa trovo, aggiungerò, visto che ho finito la ricerca dei negozi per il cibo, qualche negozietto qui, lasciando spazio sempre per quelli di bibite, e nel prossimo episodio faremo un recinto molto particolare, veramente molto molto grande, perché
ho già provveduto a comprare le zebre, che richiedono un habitat di 500 metri quadri, quindi non molto grande, richiedono l'acqua e una temperatura, diciamo, sull'alto, è un grado 2. Dati della specie per ora non ci interessano, neanche lo stato della ricerca, perché dobbiamo ancora iniziare a ricercarle, ma possono vivere con tutti questi altri, con tutte queste altre specie. Qui da Ugazoe è tutto. Se ti è piaciuto il video, ti invito a lasciare un like e iscriverti al canale. Ci vediamo al prossimo episodio.